Dopo il decreto del Vescovo in cui si annunciava la possibilità di effettuare le processioni della Settimana Santa in relazione sempre allo stato d'emergenza e l'andamento dunque della situazione sanitaria, si pensa ad avviare la macchina organizzativa degli eventi. Nella giornata di martedì 15 marzo, infatti, si è svolta una riunione in curia convocata dal Vescovo della Diocesi Nissena, presenti anche il vicario, le associazioni interessate, l'amministrazione comunale, alcuni sacerdoti e assistenti spirituali. Ci sarà qualche cambiamento rispetto al tradizionale programma per l'area Maestranza, che nel secondo sabato di Quaresima, dedicato a Maria Santissima della Provvidenza, era presente in cattedrale con il capitano e le cariche capitanali, non effettuando però al momento lo scambio di bandiere e alabarde tra le altre categorie e la preghiera nella chiesa della Provvidenza. Non ci sarà quest'anno nemmeno la cerimonia del passaggio di consegne tra le cariche capitanali uscenti ed entranti, perché è ancora valida quella del marzo del 2020, effettuata qualche giorno prima del lockdown. Dopo 2 anni di pandemia, onestamente la città è tanta, dico, attesa di questo momento della Settimana Santa, ma noi come Associazione della Real Maestranza abbiamo, cioè, l'abbiamo lasciato e, cioè, in sospeso all'1 marzo del 2020. Noi abbiamo fatto le consegne ufficiali al Teatro Margherita del capitano uscente ed entrante, con la categoria dei tappezzieri che ha lasciato, consegnato, ha fatto le consegne alla categoria pasticceri, panificatori, pasticceri e cuochi, di cui il capitano è Garzia, dei panificatori. E, cioè, dopo una preparazione, aspettare 2 anni, ora con ansia si aspetta di mantenere delle nostre tradizioni, di riprenderli veramente con molta gioia. Tutto con un punto interrogativo, perché se ci sono purtroppo gli aumenti della pandemia, dei casi di Covid, non si sa se verrà tutto veramente confermato di quello che si è detto ora nella riunione. Intanto si definisce il programma di quest'anno. Che siamo già al lavoro per la preparazione. Certo, salteranno diversi appuntamenti, tipo non sappiamo se noi come Real Maestranza faremo le nostre visite in ospedale, a Casa Rosetta, per quanto riguarda il minorile, cioè il carcere minorile e Malaspina, cioè giustamente queste sono con un punto interrogativo molto grande, perché non so se penso non si faranno. Nonostante ci siano ancora dettagli da stabilire, attualmente si prevedono per il 5, 6 e 7 aprile 3 giorni di esercizi spirituali nel mondo del lavoro nella chiesa di Sant'Agata al Collegio, seguiti dalla messa celebrata dal vescovo, la processione del mercoledì santo il 13 aprile e la partecipazione della Real Maestranza a quella del venerdì santo e al pontificale della domenica di Pasqua. Dopo aver reso omaggio al vescovo con la banda musicale, il corteo dal seminario raggiungerà la cattedrale. Una novità riguarderà invece l'intronizzazione del Santissimo Crocifisso che il capitano porta con orgoglio e devozione in processione. La novità, l'intronizzazione del martedì santo ci sarà sempre, cioè perché il martedì prepariamo il Cristo velato, ma la novità sarà quella, per non creare assemblamento, la consegna al capitano della Real Maestranza verrà non nella biblioteca Scarabella, nella cappella dei Gesuiti, ma verrà nella chiesa del collegio. E noi il crocifisso lo porteremo la sera, il martedì, direttamente alla chiesa del collegio.